Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Scusate questa voce ancora un po' assonnata, ma mi sono letteralmente alzata 5 minuti fa. Infatti sapete già che dovete scusare anche le mie condizioni, che però fra poco sistemiamo insieme. Oggi comunque è una bellissima giornata, peccato che siamo tipo al 10 ottobre, poi forse questo video uscirà dopo, e ci sono ancora 30 gradi. Comunque, notando adesso davanti alla luce, sono diventata davvero già bianchissima. Vabbè, oggi è lunedì e ho lezione di università, per fortuna non molto presto, ma verso mezzogiorno. E dato che ho un po' di tempo, pensavo di fare una morning routine o comunque un get ready with me per andare in università. Ora, prima di sistemarci e imbellettarci, direi di fare la cosa più importante, ovvero colazione. Perché io senza colazione o mangiarmi un quintale di roba la mattina non ce la faccio. Quindi andiamo. Allora, la mia colazione consiste in qualcosa di sostanzioso, quindi cibo, solitamente cereali, e successivamente un bel cappuccino, quindi proprio pronti per andare al CES. Io raga voglio fare video estetic, tutti così carini, e poi me ne esco con queste frasi, vabbè. Ok raga, colazione finita, caffè bevuto, adesso vado a lavarmi i denti perché sennò non riesco, mi dà troppo fastidio dopo aver bevuto caffè e cappuccino non lavarmi i denti, quindi lavateli perché è importante. E poi ci vediamo subito per fare skincare, di cui tra l'altro ho una novità da dirvi, e poi truccarci e preparare la borsa per andare in università. Eccomi raga, adesso farò skincare con voi, e quello che vi volevo dire, la novità, è che ho cambiato prodotti di skincare, perché ho preso questi prodotti per la skincare routine di Yepoda, con cui mi sto trovando benissimo, che tratta prodotti per la skincare coreana, che come voi sapete io adoro, quindi ora ve li mostro subito e li andiamo ad applicare. Come potete vedere mi sono arrivati tutti i prodotti per la skincare completa, e adesso ve li faccio vedere step by step. Come primo step da utilizzare la sera ovviamente, quindi dopo che noi ci andiamo a struccare, utilizzo questo burro olio struccante che si chiama The Calm Balm per appunto andare a rimuovere tutti i residui di trucco, quindi adesso non l'andremo ad utilizzare perché l'ho già utilizzato ieri sera. Tra l'altro raga, io adoro tutti questi packaging con questi colori pastello, vi giuro, sono in fissa. E la cosa secondo me ancora più bella, soprattutto per chi magari non è solito fare skincare oppure agli inizi, è che dietro ogni prodotto di Yepoda vi indica appunto l'ordine con cui dovete applicare i prodotti. Per esempio, se vedete qua è circondato il numero 1 perché questo sarà appunto il primo step, quindi questo per ora lo lasciamo da parte. E invece passiamo al secondo step, ovvero il detergente, questo sotto forma di schiuma che sapete io mi ci trovo molto meglio per la mia pelle, e adesso lo andiamo subito ad applicare. Prima di tutto direi che mi tiro indietro i capelli, eccomi qua, questa è la mia nuova fascetta perché l'altra si era troppo allargata, mi inumidisco un po' il viso e ne vado ad applicare un pochino. Inoltre raga, volevo dirvi che se andrete sul sito di Yepoda, che vi lascio poi in descrizione, ed inserite il codice Alice Perego tutto maiuscolo, avrete uno sconto speciale. Una volta applicato per bene, adesso lo vado a mettere poi anche sugli occhi, semplicemente se no non vedo niente, vado a risciacquare, quindi risciacquo in bagno e ci rivediamo fra un attimo. Ed ecco fatto. Ora passiamo al terzo step, ovvero il tonico, che si presenta così ed è sotto forma di spray. Ora, dato che non voglio andarlo direttamente a spruzzare sul viso perché secondo me è troppo, lo spruzzo un po' sulla mano e poi faccio così, tampono. Passiamo poi al quarto step, che è questo siero idratante, e qua ci dice di applicare 3 goccette sul viso. Lo vado sempre a mettere sulla mano, 1, 2 e 3. Ed ecco fatto. Ora intanto che si assorbe un pochino vi mostro l'ultimo step, ovvero la crema idratante. E in questo caso ne abbiamo 2, guardate che carine. Questa verdina va utilizzata come ultimo step nella skincare mattutina, mentre questa qua lilla va utilizzata come ultimo step nella skincare serale, diciamo notturna. Poi in realtà ci sono altri 2 prodotti sempre della stessa skincare che vi mostrerò, ma che non applico appunto nella skincare mattutina. Comunque ora andiamo ad applicare la nostra crema giornaliera. Anche un po' sul collo la vado a mettere sempre. Ed ecco fatto raga, guardate già la mia pelle quanto è luminosa, per orrenda dal video, è veramente luminosissima, mi piace un sacco. Bene, gli ultimi 2 prodotti barra step di cui vi ho parlato, che però adesso non andremo ad utilizzare, sono questi eye patches molto carini al tè verde, che in realtà si possono utilizzare anche nella skincare mattutina come quarto step, così c'è scritto, però io li utilizzo solitamente la sera, così. E poi appunto questa che fa parte della skincare serale, che è una maschera spalmabile, e tra l'altro insieme ti inviano anche il pennellino per
spalmarla, troppo bello. E raga, poi ultimo ma non per importanza, c'è anche l'asciugamanino, come vedete sporco perché ieri sera ho fatto questa maschera di Yepoda. Raga, stupendo davvero, io sono fissata ormai con questa skincare di Yepoda perché guardate la mia pelle. Ora che abbiamo finito skincare possiamo passare al makeup e nel mentre chiacchieriamo un po', poi magari mi sistemo anche questi capelli che vabbè, e mi devo anche muovere perché come al solito sono in ritardo, ma è un problema di noi bellissimi. Eccomi qua, adesso metto il primer. Ovviamente raga, adesso non vi faccio vedere tutti i passaggi del makeup perché sennò siamo qua fino all'anno prossimo, però se volete vi porto un video dove vi mostro la mia nuova makeup routine perché ho cambiato molte cose, e anzi vi dirò di più, non uso neanche quasi sempre l'eyeliner, però non vi spoilerò niente, se volete il video fatemelo sapere nei commenti. Comunque raga, in molti mi hanno chiesto come stia andando con l'università, con gli esami, e dato che questo appunto è un get ready with me per andare all'università, perché non parlarne? Come sapete, o forse no, non lo so, la sessione d'esami di settembre è finita. Vi avevo detto che stavo studiando per l'esame, anche per questo non sono riuscita a portare molti contenuti perché stavo studiando per esami abbastanza impegnativi, e se vi foste chiesti anche come siano andati vi risponderò. Allora, no, ok, scherzo. Allora, in realtà l'esame più impegnativo che volevo proprio passare, che era tra l'altro anche un orale, quindi ansia a mille, era appunto questa materia chiamata linguaggi del teatro o storia del teatro. Bene, non mi ricordo già più neanche il nome della materia, top. No, comunque questo l'ho passato anche con un voto distinto, che è 25, che per me, raga, è un voto comunque altissimo, specialmente perché quando stavo studiando avevo anche un po' di altri pensieri, sbatti vari, e quindi non sono neanche riuscita a mettermici al 100%, però proprio per questo aver preso 25 per me è un sacco. Avrei, penso, pianto di gioia se avessi preso 18. Anzi, con i miei amici avevo fatto la scommessa che se avessi preso 20, già solo 20 o più di 20, avremmo festeggiato. Vabbè, ovviamente poi non abbiamo festeggiato perché i miei amici dicono le cose e poi non le facciamo mai, però comunque, cioè, per farvi capire la mia disperazione in quel momento. Poi raga, cioè, io vi giuro che la soddisfazione di aver studiato veramente veramente tanto e poi prendere il massimo dei voti è bellissima. Non l'ho provata molte volte in vita mia, ma è bellissima. No dai, non è vero. Però raga, vi assicuro che invece, non dico senza aver studiato perché io ho studiato, mi sono impegnata, però per vari motivi purtroppo non al meglio, e poi prendere un bel voto che non ti aspetti, cioè raga, quella soddisfazione, cioè più che soddisfazione proprio felicità, gioia, è immensa. E poi comunque devo anche ammettere che la professoressa che mi ha interrogata è stata anche molto brava, non mi ha fatto andare in ansia, né mi ha messo in soggezione, che per me è anche una cosa fondamentale, perché poi inizio ad innervosirmi io se c'è magari un prof che mi mette in soggezione o alla minima che sbaglio mi fa sentire tipo come se veramente fossi stupida, quindi devo anche dire che magari è stato un po' quello. E adesso voi direte, però l'altro esame? E qua raga arriva il bello. Allora, io avevo quest'altro esame di una materia che si chiama sistemi digitali, non mi ricordo. Vabbè raga, vi giuro che hanno tutti i nomi abbastanza complicati le mie materie. Avevo l'esame di questa materia in realtà l'8 settembre, solo che appunto perché ero incasinata, avevo questi sbattimenti di cui vi ho parlato anche prima, ho deciso di dare priorità all'altro esame che invece ce l'avevo il 18 se non sbaglio, e quindi questo invece spostarmelo al 21. Ho deciso di annullarlo. Bene, cosa successe? Successe che la sera prima di questo esame la mia amica di università mi chiede: ma tu a che ora sei domani mattina? Perché questo esame è fatto in fasce orarie, cioè in base alla lettera del tuo cognome, per esempio tu sei alle 11 o alle 11 e mezza eccetera. Quindi mi fa: a che ora sei domani mattina? Faccio: non lo so, adesso controllo. Ok, controllo, apro le mail, non c'era nessuna mail che mi dicesse l'orario, quindi faccio: strano, vabbè. Vado a controllare sul sito la prenotazione dell'appello, vado su prenotazioni attive, e secondo voi io a quell'esame ero prenotata? No. Ma questo perché io ero totalmente convinta di esserlo già, perché avevo prenotato però per l'8, dove in realtà poi non sono andata. La mia mente avrà concepito il pensiero che automaticamente se non andavo mi spostava all'altro, ma non funziona proprio così, Alice, dovresti riprenotarti, e non l'ho fatto raga, mi sono completamente dimenticata. Ma anche questo è un altro problema di noi bellissimi, e quindi non ho potuto più far nulla. L'avessi anche solo visto un giorno prima potevo ancora prenotarmi, solo che era troppo tardi, quindi nulla raga, sad story. Però vabbè, però ovviamente questa è stata colpa mia. Mi sono già pentita, mi sono fatta un esame di coscienza e adesso a gennaio proverò a ridarlo. Comunque raga, vabbè, questo è proprio perché io sono sbadata nella mia vita, ma l'ho sempre saputo, però devo imparare a star più attenta alle cose, ecco. Però raga, come vedete, cioè io alla fine me la vivo bene, ma perché non c'è motivo davvero di farsi problemi sempre su queste cose, ma in generale relative a qualsiasi cosa nella vita, ovviamente poi dipende, però cioè me la vivo molto tranquillamente. Poi io sono una persona che non pensa: oddio, cosa succede dopo, oddio il futuro, cioè penso piuttosto: ok, adesso è successa questa cosa, amen, ormai è successa, non ci si può fare niente, poi
vedrò come risolverla. Cioè, tanto il tempo ce l'ho, a meno che non schiatto domani, però quello è un altro tipo di problema. A quel punto si è risolto anche il problema dell'esame. No, ovviamente sto scherzando, però ho capito, cioè alla fine io l'avevo un po' con questa filosofia. Poi raga, io penso che ci sia sempre un modo per risolvere le cose. In altro sarà più semplice, in altro più difficile, però un modo c'è sempre. Anche perché raga, cioè, lavoro, la scuola, tutte queste cose qua occupano letteralmente tutta la nostra vita. Quindi, cioè, se noi stiamo a preoccuparci veramente troppo anche su queste cose, cioè vuol dire che la nostra vita sarà una sofferenza, raga. Quindi io cerco sempre di vivermela al meglio, focalizzo anche su altro e me la vivo bene. Però vabbè, vi do sempre i miei consigli. Ora finisco di truccarmi, raga, perché sono in ritardo. Come vedete sono logorroica, parlo un botto. Ed ecco fatto, raga, questo è il make up. Non ho messo l'eyeliner, ho solo un po' sfumato la matita. Ora, prima cosa, mi vesto. Penso che metterò una magliettina semplice e dei jeans larghi. Ecco qua, raga, outfit molto semplice, maglietta e pantaloni larghi. Ora, prima di mettermi i gioielli, profumo e fare la borsa, vi faccio vedere velocemente come sistemo i miei capelli naturali. È 2 settimane che tengo i miei capelli naturali perché li faccio proprio asciugare all'aria perché fa caldissimo. Allora, vado prima a bagnarli un po', sempre col mio solito spruzzino. Ok, come vedete sono un po' bagnati. Ovviamente bagno solo le punte, non la testa, che non si sa mai, mi becco nell'aria e mi ammalo. E poi prendo la mia amata spuma per i capelli, ne metto un po' sulla mano, faccio così e poi prendo le punte e faccio così. Poi li vado a piegare continuamente perché rimangono almeno più ricci a lungo. Faccio la stessa cosa dall'altra parte ed ecco fatto. Questo è come sistemo i miei capelli. Poi non ho ancora capito se mi stanno meglio questi o i miei lisci, perché ci sono volte in cui mi vedo molto meglio con questi e volte in cui mi vedo meglio liscia. In caso me lo farete sapere voi che mi avete visto in entrambi i modi. Ok, gioielli messi, metto il profumo. Prima metto questo che è acqua sia per corpo che per i capelli, raga, troppo buona. Infatti sono già a metà, l'ho presa neanche un mese fa. È a tè bianco e al fiore di loto, ma raga, è di una freschezza, perché a me piacciono proprio i profumi freschi, cioè sempre estivi, anche d'inverno, non mi piacciono quelli pesanti. Troppo buono questo. L'ho preso da Rituals, è un negozio che c'è qua a Milano. Poi raga, io ho la fobia di puzzare, dovete sapere, quindi cioè mi riempio di profumi, robe. E poi invece metto sempre il mio solito profumo, invece è normale, al cocco dell'erbolario, perché io amo il cocco. Bene, ora che sono bella profumata, non ci resta solo che fare la borsa per l'università. La mia borsa è questa, che vi ho già fatto vedere nello Shein Haul, e vado a metterci il computer perché è l'unica cosa che uso in università. Per chi non lo sapesse, appunto, in università, o almeno buona la mia, non utilizziamo libri, cioè i libri servono solo per studiare poi a casa. Poi vado a mettere la mia acqua, perché poi con questo caldo, figuriamoci, tutti i miei documenti, tessere, robe varie, profumo portatile così piccolo e lo riempite col vostro profumo. Io ho fatto ovviamente il mix dei miei due e ve lo portate in giro, che è sempre utile. Vi ripeto, poi ho paura di puzzare. Cicche, anche queste non mancano mai. E poi mi porto dietro la mia matita per ripassarmi le labbra. Ok raga, dovrei aver messo tutto. Poi magari fuori mi prendo anche qualcosa da mangiare, perché raga, io ho bisogno di mangiare sempre. Ultima cosa, ma non per importanza, i miei occhiali da sole, perché sennò mi acceco. E niente raga, detto questo, sono in ritardo di un quarto d'ora, quindi direi che io esco, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video.